affrontare il problema dal punto di vista culturale, perché la violenza è un problema culturale, è una responsabilità sociale, e quindi noi riteniamo che al di là delle pene e dell'aspetto punitivo, che pure è previsto dalla Convenzione di Istanbul, ci sono gli altri aspetti della Convenzione di Istanbul, la prevenzione, quindi l'educazione ai sentimenti nelle scuole, e chiediamo che il Parlamento approvi una legge finalmente per rendere materia curriculare l'educazione ai sentimenti, maggiori risorse ai centri antiviolenza, maggiori risorse in maniera strutturale, non una tantum, non a scadenza ogni anno, ma in maniera strutturale, per far sì che possano sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalle violenze, e infine anche una formazione per gli operatori della giustizia e per gli operatori sociali, soprattutto per gli operatori della giustizia, perché spesso le leggi vengono poi interpretate con quest'ultimo caso che abbiamo visto sulla premeditazione, di cui si discute da giorni in tutti i TG e in tutte le trasmissioni. È evidente che le norme ci sono, ma è evidente anche che non bastano, e probabilmente dobbiamo renderci conto che la certezza delle pene, la durezza delle pene e soprattutto il rendere in maniera plastica ancora più forte a livello sociale, a livello normativo, che uccidere una donna è uccidere la società intera, è un delitto inaccettabile, soprattutto quando avviene per mano delle persone che dovrebbero amarci, e avviene costantemente sulle donne e sulla pelle delle donne. In questo caso, nel caso di Giulia Tramontano, si uccide una donna, si uccide un futuro bambino, e quindi dobbiamo essere assolutamente rigidi e fermi nel punire questo tipo di comportamenti. È triste doversi incontrare qui oggi per questa situazione, che naturalmente è la punta dell'iceberg, anche se parecchio cruenta, perché davvero quello che è accaduto, insomma, ha proprio dell'orrido, oltre che del drammatico. Purtroppo però, come dicevo, è solo davvero la punta dell'iceberg, perché a Napoli, in Italia, ma in particolare al sud e a Napoli, le donne che subiscono violenze anche meno cruente, ma comunque molto, molto invasive, brutte, sono tante, tant'è vero che abbiamo i centri antiviolenza che hanno più di 2 accessi al giorno, quindi più di 2 donne al giorno vengono a chiederci aiuto. Francesca, 61, Urushi, 56, Carla, 63. È un dolore che non si riesce a superarlo, si allieva, però ogni qua volta poi, ecco, succedono queste cose, che la ferita si riapre, caccia sangue, rabbia, di tutto e di più, perché vorresti dire perché ancora siamo nel 2023, con tutte le campagne che noi facciamo, con tutte le grida che noi facciamo, con tutti gli sponsor che ci stanno, perché nel 2023 c'è ancora un uomo che non riesce ad accettare la fine di quest'amore e procurare tanto dolore, perché è un dolore immenso, è un dolore inumano, non si può accettare. Basta violenza sulle donne, basta. Io spero che da questa giornata, e noi lo stiamo facendo con la consigliera Parità e con tutti i livelli anche politici, deve partire un forte impulso nelle scuole per riumanizzare i nostri giovani, cioè farli tornare ad avere quella sensibilità degli uomini verso le ragazze e le ragazze verso gli uomini, perché gli uomini che ammazzano sono figli delle donne che vengono ammazzate. Io penso che gli uomini si dovrebbero interrogare, che in questo modo non si va da nessuna parte, quindi è giusto esserci per ricordare, ma soprattutto per continuare a batterci affinché la parità non sia una parola astratta, ma sia un fattore concreto. Come mondo del lavoro non possiamo che sostenere con forza questa idea di un paese che sia civile, e soprattutto nel rispetto di una persona come una donna, ovviamente. Occorre un cambiamento culturale che parta dal basso, che parta dalle scuole, perché i bambini debbano essere educati alla emozione, all'affettività, perché questo si è perso. In un mondo così individualistico si rischia di andare sempre più alla deriva, ed è un problema di tutti, è un problema in cui nessuno può restare fuori, nessuno escluso, è un problema di uomini e di donne, ma soprattutto degli uomini, perché sono gli uomini che uccidono le donne. Parità, che sia normalità, rispetto e parità, questa è normalità.